Signori, dopo penso 2 anni, siamo ritornati nel mondo, o meglio, la nostra tana delle costruzioni, la vecchia cara Oasi. Fantastically, my nigga. Signori carissimi, bentornati sul canale, sono Exo, ci siamo che assieme in un nuovo video costruzioni dopo 2 anni, siamo ritornati nel mondo dell'Oasi, questa volta siamo su Java. Spacco tutto. Questa volta siamo su Java, non siamo su Bedrock, per vedere 5 build letteralmente incredibili. E richiedono roba come al massimo 5 minuti. Se parlo strano, che sono un po' raffreddato, cioè tipo il mio naso è come questo villico, cioè come quello del villico, uguale. Cioè sono completamente tappato, quindi se oggi sembro particolarmente ovattato, il motivo è quello. Prima di cominciare però, mi raccomando, se volete altri video build, ma soprattutto altri video su Minecraft, un bel pollicione in su, iscrizione e campanellina per non perdervi il video di quando farò un minestrone di villici. Perché ovviamente non ve l'ho detto, ma è in previsione un minestrone. Mangiamo le persone, ok? Quindi se volete guardare un video dove mangiamo le persone, i villici di Minecraft, iscriviti al canale. Come per gli scorsi video costruzioni, non voglio dirvi di cosa si tratta, provate a indovinarlo voi prima che finisca di costruire. Alcuni di questi, adesso prendo un po' di oggetti, ma tanto vi spiego quello che utilizzo man mano che li faccio. Li faccio anche negli shorts, quindi se ancora non li seguite, carico un sacco di shorts con tipsini e costruzioni sempre ultra facili, perché meno di 60 secondi le facciamo, quindi testate da sottoscritto, quindi non è roba farlocca. Detto questo, il primo che facciamo quest'oggi è stra mega utile, più che decorazione questo è proprio una utility per Minecraft. Cominciamo semplicemente con un bellissimo buco, 1, 2, 3, facciamo così, facciamo esattamente un 3x2, esattamente così, ovviamente 3x2, ma faccio 3x3 perché ovviamente esagero. Dopodiché delle plank facciamo una specie di scaletto, magari con le plank, 1, 2 e 1, 3, attenzione, seguite quello che faccio io, 1, 2, 3, 4 e 5, dopodiché andiamo a mettere una redstone qua al centro, una qua, ne mettiamo una qua sotto e una qua sotto, dopodiché abbiamo 2 torcettine di redstone da fare, 1, 2, prendiamo quindi i pistoni appiccicosi, facciamo 1 e 1, 2, 1 e 1, 2 e quelli di turno li andiamo a levare, 1, 1, 2, semplicissimo ragazzi, questa è la cosa più complicata da fare, cioè ce la fa anche una scimmia, onestamente, cioè ve lo giuro, ragazzi, è proprio... Se vedete passo per passo è veramente una... Ce la farebbe questa gallina qua, cioè, lo fa a occhi chiusi per dire. Comunque prendiamo adesso un po' di cobblestone, lo prendiamo con qualsiasi altro. Immaginiamo adesso di avere, non so, il parete di casa, quello che ci pare, adesso lo simulo appunto con la cobblestone. Tappiamo tutto questo qui che non ci serve a niente aperto, esattamente qua. Adesso dietro non starò a chiudere, ma ci siamo capiti, no? Alla fine poi questo deve essere il retro, il muro, quello che ti pare. Allora andiamo qua sotto a prendere degli altri pistoni, facciamo 1 e 2, sempre appiccicosi. Qua ci sono solamente pistoni appiccicosi, se una gallina lei non è essenziale qua, grazie. Dove io mettiamo un bel banco di lavoro qua sotto, ci mettiamo una bella taglia pietra o quello che vi pare, un telaio qua sopra o quello che vi pare, e posso prendere anche un banco, andiamo a... prendo quella pennatura che mi piace di più ragazzi, quella pennacchio è più pennacchioso, quindi faccio pennacchio. Boh, finito, abbiamo già finito ragazzi, abbiamo già finito la build. Ci mettiamo alla fine, non lei va al centro, signore, abbiamo creato un block swapper ultra facile e ultra minimal, perché ci occupa un sacco di spazio in meno, cioè invece di avere 1, 2, 3, 4 abbiamo tipo più pulita la casa. E poi è molto più scenico arrivare a casa e dire cavolo mi serve il telaio, boom, lo uso subito. Mi serve il banco da lavoro, bam, crafting table. Ti fa un pochettino persona più tecnica, no? Ti mostra un pochettino che c'hai la skills per dire. Quindi signori, prima costruzione di oggi, tempo richiesto 30 secondi, block swapper, probabilmente uno dietro lo va a chiudere come gli pare, però avete capito un attimino che le build di oggi si faranno veramente in un tempo record. Questo strautile funziona anche nella 1.21, perché sono appunto in questa modalità, adesso si vede in questa modalità, appunto in questa versione sono 1.21, quindi non ci sbagliamo. Detto questo, build numero 2. E nel mentre trovatemi un nome per questo villico, perché avevo già tipo Jack e Rose sulla barca, ma sono spariti, quindi se mi trovate un altro nome per... o meglio, un nome per questo, sarebbe bello battezzarlo assieme. Diversamente, costruzione numero 2 sarà esattamente questa linea qua. La cosa più furba da fare, se lo fate in creativo, va, sì, è fare tipo control, rotellina, poti per terra, rompi, hai già tutta la roba nell'inventario senza dover andare a prendere ogni singola cosa, è sicuramente più rapido. Comunque ragazzi, non ci sono, lo so, ci sono le verdure e non andiamo a fare i fruttivendoli, seguite lo streamer, che per realtà questo è un video, quindi streaming niente, andiamo a farci la build numero 2, che se vi piace l'attività da barman, ci penso io a darvi una costruzione veramente figa. Allora, cominciamo tipo simulando il muro di una parete, di qualsiasi sia il nostro bar, quello che ci pare, 3 bocchettini, facciamo distributore, 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 prendiamo dei barili, eccoli qua. Facciamo sopra barletto, barletto, barletto. Dopodiché eccolo qua, espositore, cornice luminescente. Se siete da Bedrock è tipo espositore. Adesso facciamo pannelletto rosso, pannelletto tipo arancio qua in fondo, il giallo lo facciamo qua. Dopodiché, signora gallina, lei sarà il capocantiere a sto punto, è sempre in mezzo. Dopodiché scalini di abete al contrario messi così, e ancora delle cornici luminescenti in questo modo.
Adesso apriamo. Questi qua andiamo a metterci dentro. Un pochettino di adesso ho messo in posizione della cura. Può essere qualsiasi bibita che vi pare. Qua dentro ci mettiamo quell'altro, adesso giallo. Ci mettiamo dentro appunto la posizione visione notturna. Eccola qua in fondo. E dopodiché nell'ultima ci mettiamo un'ampolla di miele. Un po' di miele. E voilà. Quindi levettina 1, 2, 3. Andiamo a mettere qua dentro adesso la mela, le bacche e appunto l'anguria. Eccolo qua, facciamo tipo mela, anguria e facciamo tipo bacche, per esempio. Dopodiché, qualsiasi cosa va bene, ho dimenticato la botola, mi serve una botola, eccola qua, di quercia, assieme a quella di abete, perché andrò a mettere quella di quercia qua sotto, esattamente così. Un'altra di quercia di qua, mentre sopra ci metteremo quelle di abete. Se non sapete come farà a posizionarli senza cliccare il barile, basta premere il tasto per accovacciarsi e salto assieme, e poi non vi farà più alcun problema di... Adesso l'ho messa in pari, io sono perfetto, perché sennò poi ti apre il barile e cose strane. In questo caso, signore, abbiamo già praticamente finito tutto. Avremo già il nostro distributore di bevande. Immagino di avere tipo qua davanti un bancone. Facciamo un esempio. Adesso faccio una cosa molto blanda. Mettete tipo c'ho il bancone qua da barman. Poi ovviamente viene chiuso qua, tipo stile barman americano, no? Anche tipo dalle nostre parti così. Tu sei dietro lì, c'è tutte le tue cose, tipo riesci a prenderti anche premendo la leva. Ecco, fatto la bevanda e la servi ai clienti. Tra utile anche se vuoi crearti una taverna. Queste cose si aprono volendo, se non... Ecco, magari tipo ritirarla un'altra volta. Se no, se fai così, cioè la leva tende ad emozionarsi un attimo. Basta che la ritiriamo e poi siamo a posto. Però stavo dicendo, se anche vuoi farti magari la tavernetta su Minecraft con il bar sotto così, è stabile, ragazzi. Secondo me spacca, è veramente, veramente carina. Quindi anche qui tempo un minuto, neanche. Voto da 1 a 10 qua sotto nei commenti, mi raccomando. E passiamo alla numero 3. La costruzione numero 3 può sembrare un pochettino spaventosa, però vi posso garantire che è una fagianata assurda. So che tu dici un sacco di oggetti, sono delle boiate, fidatevi, trastate. Allora, il primo è il blocco d'oro. Adesso ve li mostro un attimo perché sono tanti oggetti. Non vorrei che poi uno non dice, non so che oggetto era quello lì. Trastalo. Allora, polvere di redstone, tremogina, assi di quercia, ripetitore, blocco di quarzo cesellato, ma va bene anche quarzo normale comunque, o qualsiasi altro blocco abbiate bianco. Affumicatore, blocco sonoro, standardo nero, colorante bianco, sacca di inchiostro luminescente, cartella di betulla, cartello di betulla. E dà una pressione quella tipo quella sta qua. Distributore, carbone, comparatore, botola di ferro, telaio, leva e appunto gli scalini di quarzo. Vi mostro come in 30 secondi facciamo tutto e direi, ma cavolo, erano tantissimi oggetti in così, se come tipo avere 500 oggetti e alla fine fare un plum cake. E dici, ma com'è possibile tanta roba per fare qui? Esattamente così. E sarà funzionante, ragazzi, facciamo qualcosa di veramente figo, ma oggi sono tutte cose funzionanti. Allora, signori, cominciamo subito facendo un bellissimo buco. 1, 2, 3, 4, ok, 4 così. Facciamo un bel 4x5, quindi andiamo a fare così, quanto siamo? 1, 2, 3, 4, 5, guarda, esattamente così. Un 4x5, profondo 2, quindi facciamo la stessa cosa, andiamo giù, appunto, due blocchi anziché uno. Facciamo esattamente così, molto molto facilmente. Mettiamo un affumicatore o un blocco, intanto diciamo tipo non per terra, un blocco sopra. Adesso mettiamo sopra una tremoggia, andiamo qua sotto. Prendiamo un distributore e lo mettiamo con la bocca rivolta verso l'alto. Facciamo esattamente 1, 2 e al terzo blocco ci mettiamo il distributore. Tramogioni ancora perché non è finita. E facciamo una tramoggia e due tramogge. Qui dentro ci mettiamo già subito del carbone così non ci dimentichiamo. Prendiamo adesso. Vi faccio un congegno da scimmia, ragazzi. Questo veramente se lo vedono fare quelli di Minecraft dicono te sei un bonobo. Allora, nel senso, per dire quanto può essere complicato e stressante da fare. Copartore, ripetitore. Redstone, ripetitore ancora che forse manco serviva. Eccolo qua. E redstone, basta. E facciamolo anche di qua, giusto perché ci piace. 1, 2, 3, basta, finito. Qua, io prendo la redstone, la butto via. 1, via. Via anche il comparatore, via anche il... Via, niente, finito. Finito il congegno. Quindi adesso qua sotto buchettino, due buchi, ovviamente spero voi non lo facciate in un modo del genere, quindi non ci sarà il void, fortunatamente. Blocco d'oro, blocco sonoro sopra, diamo una botta, quanto ci pare, il suono che ci interessa, tipo 1, 2, così va benissimo. E se in caso preferisci un altro suono, basta semplicemente metterlo al posto del blocco d'oro. Diversamente, ragazzi, abbiamo finito. Vado a mettere adesso subito le planchettine per andare a chiudere. Abbiamo finito il congegno, quindi basta, qua sotto non ci andiamo più, proprio mai più nella nostra vita. Questa cosa qua ci dimenticheremo che esista, guarda. Facciamo così, perfetto. Andiamo a chiudere adesso con gli altri blocchettini, quello che c'avevamo prima, uguale. Adesso ho fatto una roba del genere, un po' brutta, però l'importante è che sia funzionale. No, in realtà è anche carino, però tipo io non so fare, cioè, è indecente, lo capisco, però evitiamo. Scalino di quarzo, al contrario, sopra la tramoggia. Dall'altra parte abbiamo un quarzo cesellato per dare l'effetto del nostro, non vi dico cos'è, potete indovinarlo, mi raccomando. Sopra prendiamo una pedana a pressione per pesi tipo incredibili. Uno, dos. Prendiamo la botolozza di ferro e anche la leva. Vi spiego, adesso tipo andiamo qua dietro, facciamo tipo opla.
qua, in questo blocchettino qua dietro. Se vi fa una cosa strana, tipo una cavalletta che cercava di saltare, trasta, metti la leva e la tiri giù. Dopodiché vai qua dentro e vai a mettere la botola in questo modo, in modo che si chiuda sulla sul microonde, perché è un microonde, ok? Così almeno smetto di girarci. È un microonde, penso si capisca, è un microonde. Adesso trasta, che adesso si vedrà anche meglio. Poi, non è finita, prendiamo adesso il telaio, eccolo qui, molto bene. Lo buttiamo per terra, prendiamo il nostro stendardo nero, prendiamo il colorante bianco e facciamo il contorno, che lo trovate in fondo. Lo rimettiamo sopra e andiamo a fare questa righetta qua in mezzo, come se dividessimo appunto due quadrati neri. Lo prendiamo nell'inventario, dopodiché lo andiamo a mettere qua davanti. Andiamo a prendere adesso la nostra, eccolo qua, il nostro cartellozzo di betulla, e ci scriviamo tipo il minutaggio, per esempio 1:30, e facciamo tipo start, ok, magari con uno spazzettino in più che è più bello. Start, ok, start, chiudiamo, e poi per avviare, per, anzi piccolo, per avviare, ok. In questo caso leggiamo start per avviare. Poi se vogliamo possiamo dargli anche il colore con la sacca, tipo lo rendiamo luminescente. E secondo me, sai cos'è? Giallo non ci sta male per niente. Se lo facciamo giallo, secondo me, vedi, dà più l'idea di essere tipo un microonde che sta per partire, no? A me piace un botto così, ma la cosa figa è che se adesso io prendo della carne cotta, scusate, carne cruda di ovino, di quello che ci pare, e la tiriamo dentro in questo modo, signore e signori, sentiremo adesso tra poco il suono del microonde che ci cucina la carne, e avremo, signori, la nostra carne cotta. È un tocco, secondo me, di high tech, che veramente passiamo da essere sulle piante a mangiare le bacche a sedersi al ristorante e mangiare una bella bracciola di cinghiale. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate mentre mi vado a pulire, e passiamo, ragazzi, alla costruzione numero 4. Fatemi sapere anche la vostra preferita qua sotto, sempre nei commenti, che sono sempre interessato alle vostre preferenze, così so anche un po' più come muovermi con i video. Ragazzi, la build numero 4, se avete visto i miei shorts la conoscete benissimo. Signori, abbiamo una costruzione veramente, veramente stile, stile cacciatore di bestie, o stile anche tipo d'Afghanistan che tira le persone. Beh, perché se facciamo tipo 1, 2, 3, 4 blocchi in questo modo, facciamo 5, 6, mettiamo dei bellissimi parafulmini, uno così, l'altro così, togliamo uno, togliamo due, togliamo tre, togliamo quattro, prendiamo un bellissimo distributore, facciamo bang, ci mettiamo dentro una bellissima supporta per armature, non so cosa sto dicendo, blocco di redstone, bam, togliamo e togliamo, signori, ci saremmo creati un bellissimo fucile. Dai, guarda quanto cavolo è bello questo fucile. Adesso tu dimmi se non è strabello come fucilotto. C'è uno shorts, vi ripeto, che ho già fatto con questo, appunto, con questa creazione. E c'è anche un bonus, perché non c'è solamente quello, ma faccio vedere come fare anche lo sniper. Quindi se vi siete persi lo shorts, lo trovate appunto sul canale. Allora, signori, ultima build di oggi è questa qui. C'è un sacco... Non è vero. Non è... trustami, è una boiata. Vi faccio vedere come creare un... Non ve lo dico, perché dovete indovinare. Comunque servirà un barile, una tremoggio, un distributore, comparatore, ripetitore, redstone, scalini. In questo caso cremisi, ma quello che volete. Libreria, gambo cremisi, in questo caso per rimanere a pandan. Gambo cremisi sempre per rimanere appunto in tinta. Barbietola, o anche quello che vi pare. Io uso questa perché sono un deficiente, però usate quello che volete. Vetro, botola cremisi, cornice, telaio, appunto colorante blu e e appunto stendardo nero. È la tachipirina che non sta... Ultimamente sono freddato, malato, robe, cervello è partito in Tibet. Allora, per l'ultima build di oggi, signori, cominciamo semplicemente andando in una zona dove, per esempio, può essere questa, no? Pavimento bianco e il muro calcestruzzo bianco. Allora, cominciamo facendo due bei buchettini nel muro. Facciamo anche qua due buchettini, dopodiché prendiamo un bel barile e la tramoggia, che ce l'ho già qui in fondo. Facciamo barile e tramoggia. Rompiamo qua, invece qua ci mettiamo un bellissimo distributore verso di noi, in questo modo. Dopodiché dietro facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e qua ne rompiamo un altro, ok? Dopodiché prendiamo ripetitore e comparatore, quindi facciamo comparatore, ripetitore, redstone, tutta quanta per andare anche qua sotto, mi raccomando. E riempiamo il distributore adesso con un po' di barbabietole. 1, 2, 3, 4, facciamo così, così facciamo prima, ok. Magari facciamo altre, ok. Abbiamo già... Finito, vi giuro, è la cosa più complicata da fare questo. Adesso facciamo 1, 2, 3, dopodiché qua ci mettiamo una scalina al contrario, bella scalina. Libreria, libreria, rompiamo libreria, dopodiché vetro, dov'è il vetro? Eccolo qua sopra, vetro, 1, 2, prendiamo adesso le botole, eccole qua sopra, botole cremisi, mi raccomando. Ora accovacciamoci e poi click, accovaccio click, e questo cosa salto e... Salto e click, ecco, chiudi, chiudi, chiudi. Stessa cosa dall'altra parte, quindi sempre con la botola cremisi dove l'ho messa qua, eccola. 1, 2 e 3, chiudi, chiudi, chiudi. Mentre sopra, la stessa cosa, quindi adesso faccio sempre shift e salto. In questo caso, no, non è shift, è il mio, c'ho il control comunque. 1 e 2, perfetto. Dopodiché, signori, mettiamo adesso il telaio per terra, prendiamo il colorante e lo stendardo. Facciamo, boom, apri, stendardo. Colorante, vi ricordate che abbiamo fatto per il microwave, per il forno a microonde? Facciamo la stessa cosa.
cornice in questo caso blu, rimettiamo sopra, andiamo sopra, righettina sempre blu, prendiamo e siamo a posto. Signori, lo mettiamo qua sotto, qui sopra ci mettiamo la cornice, voilà, eccola qua. Prendiamo la barbabietola, che l'ho messa qua sotto, barbabietolozza, e signori, avremo finito il nostro distributore, in questo caso di barbabietole perché sono deficiente. Potevamo metterci qualsiasi altra cosa, delle bibite come abbiamo fatto tipo nella zona bar là in fondo, potevamo metterci dei biscotti o pappagalli, no, nel senso quello che vogliamo, però per dire, funziona, perché se adesso io prendo per esempio una pepita, o quello che vogliamo, tipo facciamo la pepita che è la cosa che più mi ricorda un euro o roba del genere, la vado a buttare nel buco, o le voilà. Dicevo tra poco, adesso mi darà esattamente la mia barbabietola. Dico, voglio andare a prendere una bella barbabietola tipo alla macchinetta e dovrei già averne due. Infatti adesso ne ho appunto due. Super easy, super facile, funzionante. La cosa figa, se uno magari si vuole ricostruire una scuola su Minecraft, questa è la cosa più, secondo me, somigliante appunto a una macchinetta di bibite, di snack, eccetera eccetera eccetera. Signori, quindi che dire, questi erano 5 build di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo video, se ne vorreste degli altri. Mi raccomando sempre comunque, pollice in su, il nome per il video, mi raccomando, è stra importante. Noi ci becchiamo in un prossimo video e se picchi un senza tetto, poi lavati le mani.